Ciao a tutti da Vasto Schibano, oggi vi parlo del mio sciatore in assoluto preferito e quello che credo essere il più grande di tutti i tempi, ovvero di Hermann Mayer, e per l'occasione vi recensisco anche il suo libro. Non è un libro recente, è un libro del 2005, ma io me lo sono letto solo oggi e quindi oggi ve lo recensisco. Non è reperibile in italiano, tuttavia si può trovare usato prevalentemente, almeno io l'ho comprato usato. È la traduzione in inglese, essendo una traduzione è di lettura abbastanza semplice. Sto leggendo quello di Bodemiller, americano, un americano che scrive in inglese, e diciamo che è comprensibile, ma è molto più complesso leggere e capire tutto, e quindi diventa una lettura molto più lenta. Questa lettura con il mio inglese è andata via abbastanza liscia e veloce, e in 3-4 giorni me lo sono letto. Allora, perché credo che sia il più grande di tutti? Allora, vediamo intanto chi sono i competitor. Io escluderei dalla mia classifica colui che non ho visto sciare, ovvero Ingemar Stenmark, che dal punto di vista del numero di vittorie è il più grande in assoluto. Tuttavia, ripeto, io non l'ho visto sciare, mentre gli altri due, ovvero Tomba e Hirscher, che seguono Ingemar Stenmark insieme a Hermann Mayer come numero di vittorie, li ho visti sciare. Io ho vissuto nell'era Tomba, ero già abbastanza grande per seguire in modo decente, in modo da capirci qualcosa, le gare di sci, quindi ho vissuto l'era Tomba, ho vissuto l'era Mayer, ho vissuto l'era Hirscher. Ebbene, Mayer lo preferisco perché, innanzitutto Tomba e Hirscher, anche se sono due personalità completamente diverse, però dal punto di vista della carriera hanno avuto una carriera abbastanza lineare e simile. Sostanzialmente loro hanno potuto sfruttare al massimo il loro talento senza particolari intoppi, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni, quindi hanno avuto una carriera piuttosto lineare. Mayer invece ha avuto una carriera molto travagliata, sia all'inizio, ok, dopo vi spiegherò anche il perché, e soprattutto a metà della sua carriera, nell'apice della sua carriera, quando ebbe quel terribile incidente, si fratturò in malo modo la gamba e gli impedì di continuare la sua carriera, che in quel momento era veramente all'apice. Negli ultimi 2 anni lui aveva fatto qualcosa che probabilmente non era mai stato fatto nella storia dello sci, o quasi. Se parliamo di numeri, premettendo che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, tuttavia se immaginiamo che in quei 2 anni dove lui è stato fuori, perché lui di fatto poi è stato fuori dalle competizioni per 2 anni pieni, se in quelle 2 stagioni lui avesse fatto qualcosa di anche solamente simile a quello che aveva fatto nei 2 anni precedenti, per esempio vincendo solo 15 volte in 2 anni, considerate che in quei 2 anni aveva vinto più di 10 gare, era arrivata a 13, che penso fosse il record, forse lo è ancora, a pari con Hirscher, 13 vittorie in una stagione, ecco, se ne avesse fatte 15 in 2 stagioni sarebbe passato da 54 a 69, quindi arrivando più o meno uguale a Hirscher. Probabilmente non sarebbe arrivata a 86, ma Hirscher lo avrebbe tranquillamente superato, anche perché comunque anche dopo il recupero non era assolutamente più quello di prima, non vinceva assolutamente più come prima. Era passato da 41 vittorie a 54 vittorie, quindi ha vinto 13 volte tra il 2004 e il 2009, quindi tipo in 5 stagioni, adesso potrei sbagliarmi ma più o meno i numeri sono quelli, quando prima vinceva, ripeto, più di 10 volte a stagione. Quindi già i numeri lo mettono nell'Olimpo dei primissimi. Quello che lo rende il primo, secondo me, è anche il fatto che lui era uno sciatore veloce. Lui correva in discesa, in super G e in gigante, mentre gli altri erano specialisti nelle discipline tecniche, dove è meno probabile infortunarsi. Inoltre a me le discipline veloci piacciono di più, non tanto la discesa, sicuramente il gigante è la mia preferita, ma anche il super gigante mi piace tantissimo, perché nel Super G non c'è la ricognizione, c'è la velocità, c'è la tecnica, e quindi forse il Super G è la disciplina che racchiude veramente in sé tutto quello che deve avere uno sciatore veramente completo. E Hermann Mayer in Super G era il numero uno indiscusso. Quando era in forma non c'era storia, li batteva tutti con dei distacchi abissali. Insomma, riassumendo, Mayer aveva un grande talento, era uno sciatore molto tecnico, era molto coraggioso, era molto potente, insomma aveva tutte le caratteristiche espresse alla massima potenza. Veniamo al libro, che è un discreto tomo, 250 pagine, il sottotitolo è The Race of My Life. E qual è la Race of His Life? È la riabilitazione dall'incidente. In effetti la gran parte del libro verte sulla riabilitazione dall'incidente, sulla descrizione minuziosa giorno per giorno della riabilitazione dal suo incidente,
che fu un incidente motociclistico dove lui non aveva colpa, e dove si ruppe malamente la tibia e il perone, e dove rischiò addirittura la vita, perché a seguito dell'operazione poi ebbe dei problemi ai reni per smaltire tutte le tossine, ebbe dei problemi anche neurologici all'altra gamba, insomma ebbe dei problemi veramente gravi in generale. Uscì molto molto debilitato da questo incidente e ci mise veramente mesi per recuperare, ed è tutto spiegato, ripeto, in modo molto minuzioso. La gran parte del libro spiega questo, e poi ci sono dei capitoli flashback, diciamo, dove lui racconta tutto quello che ha fatto prima dell'incidente. È interessante anche molto la storia del suo esordio, perché lui non esordì in modo, diciamo così, tradizionale. Lui a 15 anni uscì dal giro delle gare di sci, dello sci agonistico, perché ebbe un problema fisico, crebbe troppo velocemente, quindi ebbe un problema fisico legato a questo che lo costrinse a smettere di sciare. Lui pensava veramente di non poter più sciare, di non poter più aspirare ad una carriera di sciatore, e quindi poi a 19 anni divenne maestro di sci. Interessante qui il racconto di lui, che studiava un sacco, era veramente un nerd, era super interessato, appassionato alla tecnica dello sci e studiava un sacco dal punto di vista teorico. Insomma, si mise a fare il maestro di sci ed in estate faceva il muratore, quindi effettivamente è vera la storia del muratore: faceva il muratore in estate e il maestro di sci d'inverno, ma non faceva solo il maestro di sci, nel tempo libero si allenava perché evidentemente voleva continuare a correre. In effetti poi rientrò nel giro e molto rapidamente, tra i 22 e i 25 anni, ritornò in Coppa del Mondo, iniziò a vincere. E poi dal 97 al 2001, in soli 4 anni, vinse 41 gare e 3 coppe del mondo, più innumerevoli altre coppe di specialità. Una cosa molto interessante che è descritta nel libro, che è un po' l'ossessione di Maier, è il suo cicloergometro, ovvero la sua cyclette. Lui racconta di quando iniziò ad allenarsi seriamente in questo Olympic Centrum con il suo preparatore atletico, quello che lo seguì poi per tutta la sua carriera. Ebbene, questo preparatore atletico lo mise sopra una cyclette e lui disse: la svolta nel mio allenamento fu questa cyclette. Insomma, lui passava ore su questa cyclette. Se pensiamo adesso al CrossFit, a tutti i macchinari per fargli esercizi eccentrici, bilancieri e tutto quello che si usa oggi, ebbene lui racconta, l'unica macchina di cui parla in particolare in tutto il libro è questa cyclette che si portava anche dietro in Coppa del Mondo, ok, per fare il recupero dopo le gare, eccetera eccetera. Quindi lui si portava sempre dietro questa cyclette, che era a quanto pare la croce delizia, perché poi lui la odiava, del suo allenamento. Il suo ritorno sulla neve fu molto molto travagliato. Lui più e più volte provò a tornare a sciare, ma non ce la faceva perché il dolore era eccessivo. Vi faccio vedere alcune immagini della sua gamba prima e dopo l'intervento. Insomma, la sua riabilitazione, almeno per come lui la racconta, fu qualcosa di veramente molto duro, molto difficile, molto doloroso. Un'altra cosa che non sapevo, o che non ricordavo, è questa: lui partecipò al Tour de France ufficialmente, al prologo del Tour de France, quindi a quella breve cronometro che spesso fanno all'inizio dei grandi giri. Ebbene, lui per scherzo chiese al suo allenatore se poteva chiedere agli organizzatori del Tour di farlo partecipare al Tour de France. Beh, il suo allenatore effettivamente lo chiese, il primo anno gli dissero di no, il secondo anno gli dissero di sì. È interessante vedere come aveva preso molto molto sul serio questa cosa, che però di fatto non era stati neanche presi i tempi, non erano stati dati i tempi ufficialmente, ma lui descrive la preparazione a questa partecipazione promozionale come una cosa molto molto seria, presa molto seriamente. Bene, direi che è veramente tutto. Mi raccomando, nei commenti scrivetemi se siete d'accordo, se non siete d'accordo, se preferite Hirscher, se preferite Tombas, se preferite Stenmark, se avete visto sciare Stenmark e lo preferite, e perché. Se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi, attivate la campanella. Noi ci vediamo alla prossima, come al solito mi raccomando, casco in testa, bene allacciato, gas aperto sempre.